È un rischio, o benissimo o malissimo. Oggi c'è questo format, questa avventura, ma soprattutto questa grande, grande sfida. E il format si chiamerà A Bordo Pista, perché a differenza del format Into the Rails, questa volta non correrò io, ma cercherò di aiutare con la mia esperienza buona, lunga, corta, cattiva che sia, il buon Frasso, che inizierà oggi il suo percorso, la sua nuova carriera in auto nel campionato di Formula 4 italiana. Per chi non lo conoscesse, Frasso è lui, Andrea Frasinetti, che è il mio pilota dell'Eo Racing Team, e quest'anno a 15 anni inizierà la sua carriera in auto. Sei teso? No. Molto. E la sfida, l'avventura è, per chi non avesse visto i video precedenti, che sono qui con tutte le persone che seguono il team, ma soprattutto è una conduzione praticamente familiare. Non hanno un team, come vedrete, colossi, ma sono qui con la macchina portata, con il camion, col carrello, a sfidare il massimo dei piloti e dei team. Quindi adesso tu mi darai retta questo weekend, cercheremo di fare il meglio. Sì, speriamo. E per chi non conoscesse l'auto, la descrive Frasso. È una Tatus F4, omologazione 2022, si può usare da quest'anno, ha 6 marce, è un 1.400 di cilindrata, a turbo, 180 cavalli e peso minimo col pilota 595 kg. Frasso? È ora del briefing. Primo briefing della tua vita, Frasso? Sì, in macchina. Adesso devi fare il serio e ascoltare, perché è il momento più importante, quindi tutte le penalità poi te le daranno perché tu non avrai ascoltato il briefing. Esatto. Questo lo devi studiare. No. Tutto, anche voi due. Fate bravi, studiate. Welcome in Imola. First point in Germany official for this event. È stato un briefing molto serio, sono dico la verità. È stato molto bravo, ha detto tutto ed è anche molto severo, quindi infatti l'abbiamo ascoltato. Le prime cagate che fai verrai penalizzato. Sarà colpa tua. Certo. Adesso piano piano vi presento tutti. A partire dal grande ingegnere Tredozzi, che dovreste conoscerlo, ingegnere italiano di un calibro altissimo, è stato direttore tecnico calibro 22 della Minardi anche dal 2001 al 2005. Sono informato, ingegnere della Francesca, uno dei migliori ingegneri che abbiamo in Italia. Oggi è qui. Esatto. Poi passiamo al grande boss, la persona che crede più in questo progetto, che finanzia il progetto, che è il grande padre di Frasso, quindi Frasso Senior lo chiameremo. Senior. Poi abbiamo due persone molto importanti nel weekend. Fondamentali. Partiamo da Arturo Martini e Tommaso Predozzi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ingegneri, giovani, più giovani di quello che sembrano. Io ho 18 anni. 18 anni, 16. E avremo anche altri due ingegneri durante il weekend, durante il campionato. Cerchiamo. Ci impegneremo. Prima esperienza, però, se avete collegato i nomi. Mancano 20 minuti alle prime prove libere, adesso lo faccio scaldare un po' e far attivare un po' i riflessi che servono. Questo è il momento più emozionante della stagione. Ho un po' la pelle d'oca anche se non corro io. Slick oggi? No, ma proprio neanche stasera. A fine sessione dovrei cercare un po' di bagnato. Non sarà asciutto, però cercalo. Stai anche dietro a qualcuno che ti abitui un po' per la gara. Non si vede niente. Lo so, però ti abituare, perché in gara quando partirete col bagnato, niente. Si sente la tensione. Si sente la tensione. Papà? Tanto. Thank you.
tu vuole cambiare le gomme. Sale strada? Scivola? Ah, quella vecchia. Del Mugello di ottobre. Bruciata. Devo vedere che cambia completamente. Col bagnato non è assolutamente facile. All'inizio è entrato con quella gomma lì che era del Mugello, quella che avevo usato a novembre, pochi chilometri ma era stagionato. Poi ho messo la gomma nuova e è entrata un corsello sempre. Avevo fatto un giro pulito. A Imola, ho bagnato, tu vai forte ma non ti prendi il feeling. Primo turno di prove libere terminato, non è molto soddisfatto ma ha fatto tre giri lanciati, tre giri cronometrati. Sempre full corsiello, tanti tanti fuori pista, mi ha fatto un cambio di gomme perché è entrato con gomma usata, poi è entrato con gomma nuova dopo, quindi non c'è stato proprio il tempo di prendere il ritmo. Ora prove libere 2 alle 18.30. E avrà anche un coach molto importante che avrete sicuramente riconosciuto, Pierluigi Martini, con più di 100 Gran Premi attivi in Formula 1. Quanti? 120. 120 Gran Premi e vincitore della 24 ore di Le Mans. Quindi Andrea è molto molto fortunato questo weekend. Siamo qua a divertirci con Andrea. Andrea ha il suo debutto, quindi è in una condizione un po' sfortunata perché piove e poi non è, comunque dicono che debutto bagnato, debutto fortunato, quindi speriamo bene. È vero che un'emozione vedere un ragazzino incominciare la sua carriera. Tu ti ricordi le prime gare della tua carriera? Infatti sto rivivendo quei momenti. Mi piace venire a vedere Andrea perché si ritorna bambino. Anche se c'è poco da vedere, adesso vediamo un po' di telemetria insieme ad Andrea. Purtroppo non è che c'è tanto da vedere perché ha fatto tre giri, il migliore 2.6, il secondo migliore 2.8. Cioè, guarda quanto ti stavi migliorando. Avresti tirato giù almeno un secondo e mezzo, secondo me. Cioè, questo sopra qua in uscita, ma secondo me potrebbe essere anche un po' di tanto angolo. Sì. Poi erano anche fredde le gomme. Ma tu la senti scivolare molto la macchina? No, più sotto che sopra. Cioè il sotto porta il sopra. Io quello che vedo infatti è quello. Angolo, poi quando vai un po' sul gas ti parte perché è tanto angolo. Lo stai cambiando il ripartitore? Sì. L'ultima curva? No, l'ultima curva no. Lì è l'unica curva essendo in discesa, te l'avevo detto anche l'altra volta. Sì, ma era asciutta. È uguale. Arrivi giù, quando esci dalla variante alta vai subito sul dietro, così in rivazza riesci a frenare meglio. Rain. Vai attento sul dritto, prenderti rischi oggi non serve. Rettilineo com'è? Ha rischiato di sbattere contro uno che usciva dal pit, mi sa. Oh, guarda, tirato sul dritto. Non sono condizioni molto facili come prime prove libere. Perfetto, no, perfetto. Guarda, guarda. No, vai, vai.
possiamo, a caricare la macchina portiamo la camera. Ma tu sentivi tipo il respiro a un certo punto proprio come se perdessi il grip di colpo? Cioè senti... Poi cercati di aiutare col cordo all'interno. Agganciati subito più. Vai lì, ti agganci, così la macchina gira bene. Oh! Quel cordo lì, stiamo attenti. Qua, è bagnato, in uscita, però stare un po' più a sinistra. E poi il rettilineo torni qua. E poi freni più a destra. Ora stacchiamo, andiamo a mangiare. Domani mattina qualifica. Il tempo si farà all'ultimo qua oggi. Chi passa sotto il traguardo all'ultimo giro fa il tempo. Buttati già dentro. Vai, vai, vai. Isoli un po' di più. Gli aggiornamenti sulla pista li puoi dare solo tu. Cioè noi possiamo vedere i tempi, non i tempi, però devi essere sicuro tu. Al momento che arriva il flick e te la senti, però guarda i punti più pericolosi. Cioè a Tosa c'è bagnato, foto. Però Piratella, con Minerali, se lì è bagnato, il flick non va bene. Anche se c'è un po' di umido. Spingi sempre, bandiera a scacchi, fai il tempo. Andre, come sempre, con i suoi racing. Concentrato e rilassati ora, tanto so che sei teso, rilassati. Sono più teso io che lui. La condizione è veramente difficile perché è ancora umida, però andrà ad asciugarsi e mettere slick in un quarto d'ora sarà difficilissimo. Dice che la pista è mezza umida. Andre, cerca il bagnato, cerca tutto. Cerca l'acqua, cerca l'acqua, Andre, come prima, cercala sempre. Buona Andrea, dai, buono, buono. Hai chiuso 26esimo, però hai preso 4 secondi, bravo. Andrea, dammi informazioni della pista, com'è? Chiedi se è da slick. Sei 26esimo. Slick. Okay. Slick. La differenza è che se tu entri in slick e gli altri entrano in, loro se mettono slick a metà sessione non riescono a scaldarla. Se tu arrivi a metà, a fine sessione, se, se riesci ad arrivarci, fai tempo. Però devi fare almeno i primi 3-4 giri che rischi, poi devi scaldarlo il più possibile, è un rischio, te la senti o no? Non è troppo rischioso, è un rischio, o benissimo o malissimo. Alla Piratella c'è la macchia asciutta, alla variante alta no, lo vedete dall'altra parte. Bandiera rossa Andrea. Ho girato lui. Andrea? Chi è? Andrea? Andrea. Tre giri Andrea, puoi tirare, ce la fai ancora, vai tranquillo. Vai tranquillo, tre giri. Parte più e darei in tutta la vita. No, tu hai ragione, più rischio a prendere.
Però se azzecchi sei davanti bene. Che dici? Sermi poi e Rainer o meglio. È stata sfiga l'ultimo giro. Andre, dimmi la tua. L'abbiamo provata. Sei soddisfatto o no? Io però sono soddisfatto perché va tra la prima tua qualifica della tua carriera e le condizioni peggiori in assoluto, perché potevo azzeccare la scelta di gomme, poi potevo sbagliarla. Alla fine con la bandiera rossa, col senno di poi abbiamo sbagliato, però con due giri in più avremmo potuto fare la scelta migliore e avresti potuto fare un tempone. E adesso pensiamo alla gara. Tre gare, obiettivo finirle tutte e tre, perché questa è esperienza che ti porterai avanti, tanto queste sono le prime gare della tua carriera, ne farai tantissime, non facciamo cavolate, giù la visiera, concentrato come sai fare e divertiti. La cosa più importante è divertirti. Poi il passo gara lo troverai e tutte le gare vedrai che migliorai, la gara 1, la gara 2, la gara 3. Grinta, non troppo perché ti conosco bene, ne tiri fuori anche troppa e direi che adesso andiamo in gara 1, ma noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.